Ragazzi, bentornati in questa seconda puntata di Natale a Innsmouth. Eravamo rimasti ai nostri due eroi, Max Boldi e Biagio Izzo, che stavano andando dopo una molestia ricevuta da Max Boldi verso dei rumori molesti nel supermercato Esselunga di Lambrate. Andiamo avanti. I rumori sono sempre più forti. Riesci a distinguere in mezzo alla cacofonia generale quelli che sembrano gemiti di godimento. Ma chi se so gemite nom? Quando sento lo subito riconosco. Vedi che Izzo si lecca le labbra con bramosia mentre sussurra quelle parole. Shh, silenzio pirletta! Vado a ramassare il Mars e chi non ha meglio da fare. Ormai siete all'interno della lugubre pescheria abbandonata. Il tanfo di pesce marcio è insopportabile. Lische e teste dei più svariati pesci sono sparse sul pavimento, ma non sembrano buttate a casaccio. Sembrano seguire una geometria che fai fatica a comprendere. In un punto ti sembra di riconoscere delle lettere, che però formano una parola priva di senso, Clark Ashton. Quelle visioni geometriche iniziano a farti impazzire, motivo per cui decidi di guardare dritto. Sei giunto fin lì e non intendi farti spaventare dalla trigonometria delle frattaglie di pesce. I gemiti continuano, ora sono un po' meno confusi, ti sembra quasi di cogliere delle parole, per quanto scomposte e mozzicate. Forse hanno un senso, ma non riesci a coglierlo. Ormai ci sei, la verità è dietro l'angolo. Tu e Izzo proseguite con il cuore agitato e il respiro sospeso. E, nel caso del tuo collega, probabilmente anche col pipino in tiro. Giri finalmente l'angolo, pieno di paura e angoscia. Nella penombra della stanza vedi una sagoma orripilante. Sembrerebbe un essere umano, ma nessun essere umano, nemmeno un Jar Jar sui mezzi pubblici, ha due teste come la mostruosa figura che ti sta già davanti. Una prima testa, che sembra normale, si trova sul collo, proprio dove dovrebbe essere. L'altra invece è sul bacino e sembra essere quella di un pesce. L'orrenda visione ti contorce le budella, senti un conato di vomito che ti risale lungo la gola, lo ricacci indietro con le tue forze residue e ti fai forza per mantenere i nervi saldi. Se vuoi afferrare la pistola e sparare alla bestia dai rumori molesti, vai 2 a 34. Se vuoi premere l'interruttore sperando che la luce funzioni, vai a 190. Io opterei per la luce, vorrei essere sicuro di quello che abbiamo davanti, quindi accendiamo la luce. Accendi la luce. Quel che vedi davanti a te è una scena ancora più raccapricciante rispetto a quanto avevi intravisto nella penombra. Noti Jerry Calà, nudo, che si sta accoppiando con un grosso pesce. Si muove con passione e sentimento, facendo su e giù a ripetizione col corpo untuoso. Non capisci se sia ricoperto di colla di pesce o lubrificante, e in fondo non vuoi nemmeno saperlo. Signor Jerry, che schifo! Si rivesta per cortesia! Urli con tutta l'indignazione che puoi mettere nella tua voce. Lui continua a ignorarti, si limita a urlare libidine, doppia libidine, senza sosta. Probabilmente non è in sé, lo capisci dai suoi occhi spiritati e smagati. Cerchi di blandirlo con parole mielate per richiamarlo alla realtà. Ma si riprenda, ma per cortesia, non può ciularsi un pesce, un VIP come lei. E poi proprio qui, in questo posto abbandonato, almeno fossimo in un bel privé. Vedi che Jerica là estrae il suo batacchio dal pesce. Per un istante speri che il tuo discorso gli abbia fatto presa. Ma lui si limita a girare quel povero animale ittico per infilargli il pipino nella bocca e subito torna a darci giù ancora più di prima. Libidine con i fiocchi! Continua a urlare. Vedi che questo approccio non è molto efficace e che dovresti darti da fare in qualche altro modo per attirare la sua attenzione. Se vuoi prendergli il pesce in mano per tirarlo via, vai a 87. Se vuoi spostare le lische di pesce che ci sono per terra, vai a 113. Proviamo a spostare le lische di pesce. Sposti alcune lische di pesce con i piedi, andando a distruggere le incomprensibili geometrie che avevi visto per terra. Noti negli occhi di Jerry Calà un bagliore di lucidità. Finalmente si è reso conto di voi. Cosa ci fate qui? Vi chiede balbettando. Ancora non si è ripreso del tutto. Uè, Tessina, cosa ci fa lei qui piuttosto? Sta svegliando tutta Lambrate con questi suoni. Tutta questa libidine, ora gliela do io la libidine, venga con me in questura. Fa due passi verso di lui. Jerry Calà si mette a ridere e si butta a terra, rotolando tra pesci vari e liquami di origine non proprio marittima. Non c'è più tempo! Portatemi a Innsmouth! Urla, con ancora più voce di prima. Ma quale Innsmouth? La galera! Ora qui si va dritti in galera! Ti avvicini per mettergli le manette e i polsi, ma Izzo ti ferma, trattenendoti per il braccio. Uè, siamo là a sentì, magari ci dà qualche informazione in più. Calà intanto prosegue col suo incomprensibile delirio. Dobbiamo andare a Innsmouth! Oscia, mia sorella, però! Vedi che afferra di nuovo un pesce e riparte col suo pelvico movimento ciullatorio. Libidine occulta! Andiamo tutti a Innsmouth con mia sorella! Stai
sembra non esserci più niente da fare. Jerry Calà è nuovamente impazzito, i suoi discorsi si fanno sempre più sconclusionati, le sue parole sono sempre più incomprensibili. Ormai è più un orgoglio che un linguaggio umano. Più un gorgoglio che un linguaggio umano. C'è sempre più perplesso. Ma tu mica lo sai dove è Ismaf? Chiede al tuo collega, sperando in una risposta illuminante. Ma certo, è da lì che compro l'olio di pesce per lustrarmi i muscoli. E buovorì! Si risponde lui ammiccandoti con l'occhiolino. Fa un'espressione schifata. No, grazie, però la so bene così. Ti trova nel Massachusetts, prosegue Izzo, ignorando la tua ritrosia. Possiamo andarci io e te insieme, ci divertiremo. Uè, Tessina, ma lo sai che è una figlia e devo stare con lei a Natale? Non sono mica tutti culattoni come te. Andiamoci tutti insieme allora, risponde lui allargando le braccia. No, non mi fido. Lavinia è ancora piccola, ha appena fatto 18 anni e nessuno me la deve toccare. Poi si sa che in America sono tutti pervertiti. Ma non la guarderò io e nessuno la sfiorerà, neanche con lui, lo giuro. Continua Izzo. Va bene, dice alla fine con uno sbuffo. Ma se dovessero anche solo sfiorarlo in capello, la responsabilità sarà solo tua. Aggiungi poi, puntandogli contro il dito. Tutto chiaro, Marescià, prendo già i biglietti allora. Sarà una crociera che contro cazzo. Ci vediamo più cazzi che contro. La vita del dottore è estremamente stancante. Tu, Christian De Sica, ne sai qualcosa. Sei stato in sala operatoria tutto il giorno, ad aprire toraci e sostituire fegati. Ma finalmente, da domani, iniziano le tanto attese vacanze. Sei davanti all'uscio di casa tua, dove vivi con la tua famiglia, composta dalla tua bellissima moglie Nancy e da Tommaso, una gioia di figlio. La famiglia è l'unica cosa che ti fa andare avanti. È il bene più prezioso di tutta la tua vita. Del resto, tu sei un uomo all'antica, credi nei valori tradizionali e genuini che si sono sempre tramandati da padre in figlio, fin dalla notte dei tempi. La magia delle feste natalizie è nell'aria e non vedi l'ora di entrare in casa. Apri la porta e vieni avvolto da un fascio di luce splendente. È la bellezza di tua moglie Nancy che ti pervade gli occhi e il cuore. Le rivolgi mirate parole d'amore, ispirate dal suo splendore. Amore, oggi sei più bella del solito. Direi quasi che brilli. E ti sorride, mentre ti guarda con i suoi sensuali occhi da cerbiatta. Tesoro, ti ho aspettato tutto il giorno e sono felice che tu sia qui. Ho anche prenotato i biglietti per la crociera. È da tanto che non facciamo un viaggio insieme. Quest'anno ci ameremo sopra l'oceano. Stringi le tue mani di velluto fra le sue e le dici. Oh, sacchiotto mio, non vedo l'ora di partire con te. Adesso però ho una certa fame. Pucci pucci, è vero, dobbiamo mangiare. Cosa vuoi che ti prepari? Fagioli alla scorreggiona o rigatoni alla puttanesca? Se vuoi fagioli o rigatoni, noi ci mangiamo i rigatoni alla puttanesca. Pagina 84. Fammi rigatoni alla puttanesca, come quella cafona di tua madre. Hai sempre saputo come conquistare il cuore di una donna. Va bene, amore mio, risponde lei con un sorriso. Nancy si avvicina a te per darti un bacio. Senti una strana vibrazione sulle parti basse. No, non è il tuo inossidabile istinto da mandellone di Frascati. È il tuo cellulare. Amore, una chiamata di lavoro, devo andare là, scusami tanto. Certo, amore, io sono qui a preparare da mangiare. Ti chiamo quando è pronto. Corri verso il tuo studio per rispondere al cellulare. Apri il cellulare e rispondi alla videochiamata. Ciao, amore! Sì, è proprio lei, Belen, la tua amante. Giovane, estremamente raffinata e bella oltre ogni misura. È in grado di risvegliare i tuoi istinti più animaleschi, facendoti sentire come se avessi ancora 20 anni. Vi state frequentando da 4 anni, 48 mesi passati a scopare selvaggiamente come ricci. Ma la tua vita è diventata una corsa a ostacoli. Lei non sa che sei sposato, tantomeno tua moglie non sa che è l'amante. La situazione ti eccita e spaventa allo stesso tempo. Shh! Fai piano, sono in sala operatoria, rispondi subito. Ah, scusami, replica. Io ti penso tanto, sai? Oh sì, ti penso pure io. Nei miei pensieri sei tutta nuda e siamo io e te sopra una spiaggia mentre facciamo all'amore. Sì, ma quest'anno è Natale, lo devi passare con me, eh? Se no, io non ti do l'amore. Ami Nancy per la stabilità che ti dà e Belen perché la carne è sempre la carne. Sono proprio le feste natalizie, però, quel periodo dell'anno in cui la corsa a ostacoli diventa un doppio binario pieno di merda su entrambe le biforcazioni. Dover trovare una scusa per accontentare entrambe è sempre più difficile. Se vuoi dire a Belen che non vedete per Natale perché da lavorare, vai a 2,80. Se vuoi usare la scusa della febbre vai a 97, se vuoi assecondarla dicendo che andrai in vacanza con lei, vai a 2,43. Io direi di andare a 2,80 e dirle che non passerò le vacanze con lei perché devo lavorare. Pasticcino, lo sai che a Natale mi chiamano sempre per lavorare in reparto, dice a Belen, sperando di essere abbastanza convincente. E tu dici che non ci vai, ti risponde lei. Sta sbuffando, tiene le braccia incrociate sul petto e picchia i piedi. Non posso, cuoricino mio, lo sai.
Ti stringi il petto con una mano cercando di mostrarti contrito più che puoi. Mi si spezza il cuore, ma non posso proprio. Insomma, pensa a Ippocrate. Belen sembra non bersela. Tu essere grande ipocrita, quello sì. 3,45. Basta! Tu hai finito di prendermi per il culo, urla Belen. Senti che il volume della tua conversazione inizia ad essere drammaticamente elevato. Shh! Non far rumore, ti prego, sono in ospedale. Io vorrei passare tanto in orale con te, Amu. E la vita è così amara e cruda che ci tiene sempre separati. È una furia. Voi uomini siete tutti uguali! Ma amore! Io ti uccido, altro che amore! Senti la porta aprirsi, ti giri e Nancy. Tua moglie ti guarda con fare indagatore. Chi stavi chiamando, amore? Amore? No, ma che si addì? Io. Ti accorgi che stai balbettando. Io dicevo, che dolore! Perché mi sono mosso la lingua. Concludi, brascicando con la lingua di fuori. Con chi stavi parlando, eh? La voce della tua amante riecheggia ancora più forte di prima. Trovati un'altra da scopare questo Natale, che tu con me hai chiuso. Nancy ti guarda con gli occhi di chi ha appena capito tutto. Sei uno stronzo, questa me la paghi, io ti rovino! Come fa subito, in effetti. Giorno dopo, nonostante le tanto attese feste natalizie, Nancy chiede il divorzio con addebito di colpa. Tolgono tutto. Casa, macchina, figlio, amante, moglie e pure l'albero di Natale. Ti dà l'alcolismo nei successivi mesi, così tanto da essere licenziato dopo esserti presentato in reparto cavalcando un lama e bevendo alla goccia un cartone di buon tavernello. La tua vita sembra essere distrutta e finita. Fino a quando realizzi che la tua vera rovina sono sempre state le donne. Decidi di chiamare il tuo vecchio compagno di classe, Matteo, che da giovane ti prendeva a schiaffi insieme al suo amico Bud, ma che adesso è buono come il pane. Vi incontrate un paio di volte, ti parla di missione, di liberazione, di transustiazione e di comunione. Tu ti abbeveri di questa fonte di sapore religioso e in 448 sei convertito alla vera fede. Ora rileggi tutta la tua vita con uno sguardo differente, capisci che l'unico modo per emendare le tue colpe è una scelta radicale. Decidi di farti prete. Assistere e guidare le pecorelle smarrite sarà d'ora in poi la tua unica ragione di vita. Dopo qualche anno di seminario diventi don cristiano. Mai nome fu più azzeccato. Passerai il resto della tua vita andando in giro con una bicicletta tandem assieme a Don Matteo, tra i paeselli più sperduti e dimenticati da Dio. Insieme risolverete centinaia di affascinanti e misteriosi casi di omicidio, domandandovi sempre se i tetti delle piccole case c'erano i veterani vivi oppure il morto di turno. Hai finalmente trovato la felicità. Fine avventura. Questo ovviamente era un dead end. E per oggi ci fermiamo qui. Settimana prossima però riprenderemo da quello che penso sia stato il punto che ci ha portato al dead end, cioè la conversazione con Belen, e cercheremo di andare avanti. Alla prossima.